3, 2, 1. Bella a tutti ragazzi, siamo tornati su Mega Fantastici. Oggi ragazzi siamo tornati su un nuovo Vlogmas. E cosa andremo a fare ragazzi oggi? E oggi ragazzi in questo Vlogmas andremo a parlare di come è nata la nostra passione della magia e perché abbiamo iniziato appunto. Prima l'intro però. Merry Christmas, I hope your tree burns down. Allora ragazzi, la mia passione per la magia è nata circa in quarantena dell'anno scorso, se non sbaglio, 2019. E ho cominciato a fare giochi con le carte da scopa, poi ho cominciato bene il 27 agosto 2019. No, 20, scusate. 20. Allora io invece ragazzi avevo iniziato già tempo fa. Avevo fatto tipo più o meno per 3-4 mesi magia. Poi avevo lasciato perdere. Però non è che avevo lasciato perdere proprio di questo mondo, diciamo, questo bellissimo mondo. Avevo magari lasciato perdere di allenarmi tutti i giorni con le carte, ecco. E magari di seguire persone sui social. E dopo un po', durante il lockdown, mi è ripresa la passione. Quindi ormai sono circa un anno e mezzo. E proprio al lockdown, a marzo, compio 2 anni di magia. Tu Mattia, dai, dici. Allora ragazzi, io come potete sapere dai video che faccio, sono quello che fa più tempo di magia di tutti. Faccio anche il nostro maestro, ragazzi, inoltre. Imparo tantissime cose, sono il maestro di Francesco, imparo io i giochi e le tecniche. E ragazzi, è nata circa 8 anni e 10 mesi fa. Tanto, e grazie a mio padre, mio padre e Mago Gentile che abbiamo intervistato, quindi se non avete visto andarlo a vedere, con i suoi box magici. Ma avevo iniziato con mio padre perché mio padre fa magia da 36 anni. Ho iniziato a 4 anni con mio padre, ho iniziato a fare magia da 4 anni perché mi ha appassionato mio padre. Ma non era ancora tanta seria quella passione. Era perché a 4 anni sai, pensi a altre cose, a guardare i cartoni, correre nel parco, cose. Però quando tornavo a casa mi piaceva fare queste cose. Prima i bustolotti mi ricordavo, non sapevo come si facevano. Quando la gente non guardava, infilavo la palla dietro al bicchiere, così sembrava. E non è come si fa quello poi, ragazzi. Allora, poi ragazzi, è nata questa passione, però quando mi sono messo sotto proprio, che sono diventato diciamo un professional, che più o meno mi inizia a piacere, che inizia proprio a diventare, che so che da grande farò il mago e la mia passione diventa ancora più grande, è stato circa febbraio di quest'anno, è quando ho saputo che questa sarà la mia vita, che diventerà il mio lavoro. E quindi sì, da 8 anni e 10 mesi, ma quando la mia passione è ancora diventata più grande, sicuramente diventerà più grande per tutti noi nel passare del tempo. E speriamo anche che YouTube ci dia una mano, ecco, a far della magia il nostro lavoro. Esatto, magari. E ci paga anche. No, che dovete iscriverci per farci pagare. No, perché noi ci divertiamo facendo questi video. Dovremmo mettere un video pieno di bloopers con tutte le cose stupide che diciamo. Ma ragazzi, il 30% di voi che ci guardate non ci seguite. E tanto se ci guardate e non ci seguite non ha tanto senso. Non vi fa basta niente. Basta che cliccate quel bottone rosso. Neanche dovete mettere le notifiche, perché tanto non le dovete mettere per forza. Ma per favore fatelo, perché ci aiuterete tanto. E pensa, su YouTube poi ci inizia a pagare perché tutti ci sono iscritti. Poi possiamo comprare nuovi mazzi di carte, nuovi libri, nuovi capelli, nuove telecamere per migliorare la qualità video del canale, nuove case, Lamborghini, no, e ragazzi tengo a precisare che mi sono arrivati il microfono, il treppiedi, tra poco mi arriva la fotocamera per migliorare la qualità video del canale. E ragazzi, come è nata la nostra passione? Allora, a me mi è nata grazie a Jack Nobile. Ovviamente vedendo sempre video su YouTube, lo ripeto un sacco di volte nel canale, ovviamente sempre puntando l'obiettivo di riuscire a diventare come lui. Pian piano ci sta riuscendo, si spera. E questo ragazzi, grazie a Jack Io Nobile invece ragazzi, io... ok,
Io invece, ragazzi, sono stato tempo fa a una fiera, ero in cui c'erano appunto due persone in questo, come posso dire, in questo stand che facevano vedere il gioco di bussolotti e il mazzo svengali. E ok, a quella fiera io ho comprato il mazzo svengali, ma ero indeciso se comprare il mazzo dei bussolotti, sì, scusate, il gioco dei bussolotti o non comprarlo. Quindi ho preso sì il mazzo svengali, ma poi ho preso anche un altro libro, e per mia fortuna, diciamo, nel libro c'era spiegato appunto come si fa il gioco dei bussolotti. E quindi sono stato molto contento, perché sono riuscito a capire sia il gioco dei bussolotti che il gioco del mazzo svengali, che tra l'altro ancora ho, ma ha distrutto. E niente, ragazzi, io spero che questo vlogmas vi sia piaciuto, e come sempre ci vediamo al vlogmas di domani e al vlogmas di dopodomani, dopodomani ancora, eccetera. E sì, niente, raga. Ragazzi, una cosa per voi, ci provo. Dai. Bella, ragazzi, un saluto da Maghi Fantastici. Ciao, raga. Bella. Merry Christmas.